Bentornati su Appetizen. Oggi ritorneremo al futuro. Siamo da Charlie a Piazzale Tecchio e siamo tornati indietro nel tempo. Perché ritorno al futuro? Perché fondamentalmente il ristorante ha un look un po' anni 80, però la pizza è proprio quella del futuro, con un pasto bello lievitato, con un'idratazione pazzesca, quindi leggera, digeribile e molto molto gustosa. Peccato che non potete sentire l'odore, la mia col conciato romano ha un odore allucinante, cioè proprio si sente da quando esce dal forno l'odore. La mia sono pomodorini gialli, pomodorini rossi, conciato romano che è dorosissima, rifala, mentre quella di Serena, la San Pasquale, sono zucchine, mozzarella di bufala, pancetta, sì, poi ve lo scrivo tutto in modo che è più facile pure per voi. Non volete venire a mangiare qua? Io. Bella da morire. Ed è buona da morire. L'impasto è leggero, elastico, il topping è top. India. Esaurito un po' l'odore del conciato che è molto forte, l'odore dell'impasto è ottimo. Chi nasce il cornicione è una brutta persona, brutta brutta. Adesso come al solito Serena paga dazio e mi dà una fetta della sua pizza. Anche io ne do una della mia naturalmente. Adesso andiamo a provare la San Pasquale con i pomodorini, pacchetelle del pinolo gialli e le zucchine. La cosa che mi fa andare in frega di Serena rende sempre tutto più buono. Ogni volta che sceglie sempre la cosa più buona. Cioè la mia è eccezionale, la sua è spaziale. È buono, buono, buono. So già che quando monterò questo video avrò molta fame. Molta, molta. Cioè ma vedete il cornicione, che spettacolo. Proprio la pizza del futuro. Ultimo pezzo, e questo è sempre molto triste. Sono anche felice perché Serena mi lascia sempre un po' di pizza sua. E makes me happy. Guarda cosa bella fa la cottura. Cioè, si sente benissimo la fragranza del cornicione. Felicità fatta pizza. Mamma mia. Adoro il conciato romano, non so se sapete che è un formaggio che veniva fatto assaggiare nelle ampole proprio come facevano gli antichi romani. Il procedimento non è come era, un formaggio buonissimo. Serena pensava mi dimenticassi il suo pezzo di pizza che era buono. Non ne posso mai dimenticare. Gnammi, gnammi, gnammi. Lo staff è stato gentilissimo e ci hanno offerto un dolce, non potevamo assolutamente dire di no. E abbiamo preso un babà. L'ho visto da prima e prima della pizza già avevo voglia di mangiare questo babà. Credo non c'è modo migliore di finire un pranzo. Questo viaggio nel tempo, ritorno al futuro, credo sia andato benissimo. Avete visto, la pizza era veramente buona, Serena pure è contentissima. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, venite a provare la pizza da Charlie, non ne rimarrete affatto delusi. E vi ho detto già di iscrivervi al canale, lasciare un commento, lasciare un like. Quindi ci rivediamo al prossimo video.